Salve gente e benvenuti sul canale YouTube Max California 86. Per la rubrica Horror Max Stories ho deciso di parlarvi di un horror italiano uscito ad agosto di quest'anno nelle sale italiane e sto parlando di Il mostro della cripta di Daniele Misischio, regista giovane e interessante, del quale sentiremo parlare nei prossimi anni. Comunque, ve ne parlo dopo la sigla. Il film è ambientato a Bobbio, un piccolo paese dell'Emilia-Romagna, in provincia di Piacenza. Siamo negli anni 80. Il protagonista è Joe Spada, che insieme ai suoi amici gioca a fare il regista, ricreando scene horror. Quando non è insieme a loro, legge un fumetto italiano chiamato Il mostro della cripta, disegnato da Diego Busirivici. Esisterà realmente questo mostro della cripta o è frutto dell'immaginazione da parte del protagonista? In questa pellicola, Daniele Misischia ha voluto sperimentare questi effetti speciali artigianali, come succedeva negli anni 70 e 80, e non utilizzare la CGI e quindi la computer grafica della maggior parte dei film usciti negli ultimi anni. Purtroppo il film non è stato premiato dal pubblico al botteghino, però c'è da dire che bisogna rieducare lo spettatore al cinema di genere e i produttori devono avere più coraggio nel produrre questi film. Diciamo che Il mostro della cripta purtroppo me lo sono perso in sala, però sono riuscito a recuperarlo su Now, la piattaforma streaming di Sky. Voglio ribadire subito che non ci troviamo di fronte al miglior horror degli ultimi 10 anni, però comunque sono riuscito ad apprezzarlo, anche se questo è il primo film di Daniele Misischia che vedo. In questo film ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Tra gli aspetti positivi, sicuramente c'è questo mix tra horror, commedia e avventura, gli effetti speciali artigianali che danno un tocco vintage a questo horror e l'interpretazione non solo da parte del protagonista, ma anche del resto del cast. L'unico aspetto negativo di questo film, dal mio punto di vista, è il fatto che i personaggi secondari sono stati poco sviluppati, anche se all'interno dell'horror non c'è questo grande approfondimento dei personaggi secondari. Consiglio la visione di questo film se avete apprezzato il primo film di Daniele Misischia, The End, L'inferno è fuori, e se siete fan di Lillo Petrolo, che nel Mostro della Cripta interpreta un fumettista, e se avete apprezzato questo mix di horror, commedia e avventura. Se dovessi dare un voto a questo film, il mio sarebbe un bel 7, quindi promosso. Sosteniamo
il cinema italiano, soprattutto il cinema di genere, e facciamo che molti più film di questo tipo arrivino in sala. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche. Se non volete perdervi nulla, quello che pubblicherò qui sul canale YouTube Max California 86. Nei commenti fatemi sapere se il film lo avete visto o no, se vi è piaciuto, se siete fan del cinema horror e quindi anche del regista Daniele Misischia e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane. In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, nel quale trovate il mio gruppo Max California 86, al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando notizie non solo sul cinema e le serie TV, ma anche sui contenuti che pubblico sul mio canale YouTube. Un saluto e ad un nuovo video qui sul canale YouTube Max California 86.